Tremo, le prossime domande avranno una natura più tecnica perché legate al percorso e alle dinamiche della candidatura, e quindi anche forse più sintetiche le risposte, così poi da lasciare spazio a eventuali domande da parte del pubblico. Partiamo dalla competizione. La gara per le città candidate solitamente si svolge su un arco temporale di 6-7 anni. Come gestire con successo un processo competitivo di così lungo termine? Of conclusion
You must then inform the media, inform the politicians, the stakeholders, feedback to them. The difficulty is not organizing the four meetings, not organizing the next step, it's the step between, because then you risk losing information, misunderstanding, and people think, oh, well, that's finished. The difficulty is making the bridges between the phases. And they have to have a very strong, committed, small group of people who are constant. The constant people should never be more than they can just about manage to keep things together. If they are more, they will start controlling it. And they should not start controlling it. They should just make sure they are managing processes and not controlling content. So that's my answer. Beh, questo aspetto sicuramente rappresenta la qualità più importante del progetto, ma anche questo aspetto più difficile e complicato allo stesso tempo. Io credo che innanzitutto bisognerebbe vedere la cosa non tanto appunto come una candidatura, ma come un progetto. Bisognerebbe quindi approcciarlo, affrontarlo come un progetto pubblico, quindi un lavoro che si va a fare per sviluppare un sistema, per creare delle reti, per cambiare delle mentalità e anche per avviare dei progetti pilota, perché quello che conta è il risultato, che sarà il risultato poi che diventerà la candidatura stessa, l'oggetto della candidatura, ma prima veramente bisogna affrontare tutto nella sua ottica di progetto. E questa è un po' la punta dell'iceberg, dopodiché è importantissimo concentrarsi sulla messa a punto del processo. Quindi quando parlo di processo intendo un processo sia intellettuale che politico, ma soprattutto un processo che deve essere anche visibile, interattivo, quindi deve comunicare alle persone, al pubblico, ci deve essere un coinvolgimento del pubblico. Quindi è davvero importantissimo progettare al meglio il processo, perché poi i contenuti saranno liberi, i contenuti verranno da sé, perché appunto le persone sottoporranno loro stessi contenuti, ognuno nel suo cuore, per così dire, portatore di un contenuto, e quindi ci saranno idee, ci saranno contributi. L'importante è definire quindi il quadro di riferimento, il processo, affinché sia chiaro a tutti che cosa avverrà, in quale modo, e quindi affinché tutte le tappe siano ben definite. Soprattutto occorre che le persone che appunto parteciperanno e daranno un contributo ai contenuti abbiano piena fiducia nei coordinatori, negli organizzatori del processo. Questo è fondamentale, anche perché sicuramente è difficile che tutte le persone coinvolte possano seguire il progetto per tutta la sua durata di 5-6 anni. È fisicamente, diciamo, fisiologicamente impossibile. Ecco perché sarebbe importantissimo avere comunque un piccolo gruppo ristretto che sia costante e che sia in grado di dare continuità, di seguire tutto. Allo stesso modo è fondamentale definire bene i ruoli, chi fa cosa, affinché anche ci sia chiarezza da parte di tutti. Io suggerirei una metodologia di lavoro a cicli, a fasi e non lineare. Quindi definendo delle fasi che iniziano, hanno uno svolgimento e una conclusione, dopodiché si passa alla fase successiva. In questo modo, mano a mano, il progetto ovviamente si arricchisce di informazioni, di dati, di contributi. Teniamo conto che fisiologicamente, allo stesso tempo, la capacità e le abilità anche delle persone, mano a mano che questa massa di lavoro aumenta, tendono anche a diminuire. L'importante è che ci siano queste fasi che siano gestibili. Ad esempio adesso voi state organizzando questi incontri sulle 5 tracce che possono rappresentare se stessi una fase che arriverà alla sua conclusione, dopo quella si passerà un'altra. Io suggerirei come durata massima per una fase un anno accademico, ma proprio come periodo più lungo possono essere anche più brevi, anche perché considerate che in media, ad esempio prendendo un arco temporale di 4 anni, pensate che le persone coinvolte possono darvi come massimo, diciamo, livello di partecipazione e di attenzione nella loro vita 12 giorni. Quindi pensate, 12 giorni su 4 anni, è importantissimo a priori pensare bene a come ottimizzare quel contributo, quella partecipazione, che si tratti di personalità culturali, di imprenditori, di politici, di studenti. Ecco, bisogna pensare bene a priori nell'ottica di chi vi darà il contributo, che cosa può dare, idee, scritti, audiovisivi, cioè qual è il suo contributo, e cercare di pensare al contributo dal loro punto di vista, ma poi sempre nella logica del processo, della struttura. Bisogna che la drammaturgia, per così dire,
faccia, si perde l'informazione e si possono creare anche dei malintesi. Quindi ripeto, il cyber fondamentale è un piccolo gruppo di persone che costantemente tiene le fila di tutto, non troppi però, altrimenti poi si rischia di passare a una tentazione di poi avere controllo anche sui contenuti. And you must do this also because you may lose. And if you lose, there must be a point in using 6-7 years. So, or 4 years anyway. And therefore the process must have value for the participants at the time. It must have real value. They must be able to use this in their everyday life, whether it's cultural policies, whether it's the university. So it must have value, no matter what happens for the application. The application is one thing, but the process must support movement, change, or whatever you're trying to do at the same time. So don't think of it as an application, think of it as a real project. L'ultimo punto fondamentale che ribadisce l'importanza di affrontare questo percorso non nell'ottica della candidatura, ma nell'ottica di un progetto, è che bisogna tenere conto che l'esito potrebbe essere negativo, si potrebbe perdere. Quindi è come giustificare un lavoro durato 4 anni o anche 6 o 7. Ecco perché è fondamentale che appunto il processo, tutto quello che verrà fatto nel suo ambito, abbia valore per chi vi parteciperà nel momento stesso in cui quelle iniziative